Ciao, allora in questo tutorial vi farò vedere alcuni dei prodotti della nuova collezione, stavo dimenticando il nome, Sporty Chic di Pupa. Ho già usato una delle palettine, questa, toni del bronzo, mentre poi c'è l'altra che ha sicuramente dei toni più pastello, sì, c'è anche questo verde acido. Per questo tutorial ho usato gli ombretti in crema della collezione, che di solito sono quelli un po' più difficili da abbinare, da applicare, insomma, le palettine un po' riusciamo sempre a gestirle meglio. Invece gli ombretti in crema, soprattutto se sono appunto singoli e con diverse tonalità, sono un po' più difficili da abbinare. Quindi ho usato gli ombretti in crema, due ombretti in crema e poi sì, il fard, il rossetto e l'eyeliner. Quindi adesso vi lascio al tutorial e ci vediamo subito dopo, così vi do le mie impressioni. Vediamo cosa ho combinato. Comincio applicando l'ombretto in crema Shiny Silver al centro della palpebra mobile. Ai lati dell'ombretto shimmer applico il color albicocca opaco. Il colore argento ha perso intensità durante l'applicazione dell'altro ombretto, quindi lo riapplico e lo stendo anche sull'arcata sopraccigliare. Uso il Maxi Eyeliner Pennarello Vamp per un look grafico. Stendo il mascara, che è il nuovo masterpiece di Max Factor. La polvere per sopracciglia è la Brow Pow di The Balm. Applico le ciglia finte, che sono due paia messe insieme, una sopra l'altra, di Mua. Come fard uso la polvere viso e capelli e questa è la numero 001 Fitness Apricot. Apricot anche per le labbra, questo è il rossetto e balm ultra brillante numero 002. E questo è il risultato finale. Allora, cosa ne penso? Devo dire che in generale, sì, lo so che molti di voi, ho pubblicato la foto della collezione, hanno detto: eh sì, vabbè, i colori pastello. Per il periodo primaverile è sicuramente scontato. Però è anche vero che se una collezione primaverile contenesse non so, un rossetto marrone scuro,
Tante persone direbbero un marrone scuro in primavera. È vero, i colori pastello, e ce ne sono tanti in questa collezione, sono scontati. Però devo dire che ci sono anche delle cose più sfiziose, come ad esempio questi due ombretti in crema che ho utilizzato, l'argento ultra shimmer, super shimmer, l'ombretto salmone arancione opaco. Devo dire che gli ombretti in crema mi piacciono, mi sono piaciuti parecchio, trovo che si applicano bene sia con le dita che con il pennello. L'eyeliner è una punta un po' particolare, quindi vedete, deve essere girata a seconda della linea che si vuole, quindi un po' più sottile, un po' più spessa. Non mi fa impazzire, perché devo dire che non è semplicissimo da gestire, perché no, quando applichiamo l'eyeliner spesso muoviamo l'eyeliner, quindi va a finire che magari no, si rischia di macchiarsi, come ho fatto anch'io, non ho avuto un'applicazione perfetta. Quindi sì, questi eyeliner con la punta grossa a pennarello mi piacciono, però l'applicazione sull'angolo interno è sempre un po' grossolana, si rischia un po' di spesso di macchiarsi. Quindi se amate una linea spessa può fare a vostro caso, se amate una linea un po' più sottile, un po' più delicata, sicuramente no. Molto carino il fard, che è anche una polvere per i capelli. Sui capelli non l'ho provata, aspettate, ma combino qualche danno. Sì, così sembra che c'ho tipo, sono tutta sporca. No, non me lo fate fare. Comunque, sulle guance funziona piuttosto bene, credo che siano entrambi opachi come colori. C'è questo qui che ho usato e poi ce n'è un altro che è un po' più sui toni del rosa. E sì, si applica bene, in passato l'ho usato anche direttamente, applicandolo direttamente sulle guance, questa volta l'ho usato il pennello e si sfuma anche piuttosto bene. I rossetti sono piuttosto idratanti, sheer, quindi dei colori trasparenti e hanno questo cuore idratante, quindi che rende il colore, il finish lucido. È il rossetto, la formula del rossetto idratante. Volevo dirvi anche due cosine degli smalti. Questo è il giallo, poi c'è il lilla, l'arancione. Comunque sì, decisamente pastello gli smalti. E si chiamano Gummy Matte. Toccandoli, Pupa dice, dovrebbero avere questo effetto leggermente morbido. E io noto sinceramente che sono sì matte, è il tipico smalto matte, quindi opaco, sì, non ho notato insomma questo effetto particolare. Ed è tutto, quindi spero che questo overview della collezione e il tutorial vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete provato questa collezione, se l'avete già trovata e se avete avuto modo di provarla o prendere qualcosa. Fateci sapere cosa ne pensate. Vi mando un grande bacio, ciao!